davanti a questa problematica, che è molto legata ai, più che altro ai dati, cioè il telefono è il mezzo attraverso cui questi dati vengono raccolti e quindi di conseguenza il problema vero e proprio è la gestione di questi dati. Come viene affrontato questo problema dal punto di vista politico, forse sì? Io proverei a rovesciare un po' la prospettiva, nel senso che questo oggetto è un oggetto appunto con dell'hardware, con delle componenti fisiche, dove quelle che generano i dati importanti sono i cosiddetti sensori. I sensori sono dei dispositivi fisici che per esempio registrano l'accelerazione della macchina o la sua posizione nello spazio. Quindi questi sensori colgono questi dati. Il cambio di prospettiva è, secondo me, questa macchina è stata progettata dicendo raccogliamo quanti più dati possibili, mettiamo qua dentro quanti più dispositivi che permettono di catturare il comportamento della persona che possiede questa macchina e l'ambiente in cui si trova. Per esempio in questo momento c'è un microfono, forse attivo, c'è un misuratore di luminosità ambientale che serve tecnicamente per regolare la luminosità dello schermo, però comunque registra che in questo momento c'è un ambiente di media luminosità. Allora, questa macchina è stata progettata per raccogliere quanti più dati possibili, anche se in questo momento non necessariamente so cosa farmene di tutti. Quindi io me la immagino, questa macchina, la descrivo così nel libro, come una macchina che massimizza i dati che raccoglie. Perché è facile raccoglierli, perché è economicissimo trasmetterli, è economicissimo immagazzinarli. Io comincio comunque a registrarli e associarli a una certa specifica persona, perché questa macchina è una macchina squisitamente personale. Mentre un computer può avere più utenti, questa macchina, anche il sistema operativo, sto fatto apposta per evitare di avere più utenti. Qua c'è solo un utente, il proprietario. Così i dati sono strettamente associabili a una specifica persona. Perché sto progettato in questo modo? Perché in linea di principio, costando pochissimo generare i dati e immagazzinarli, e il fatto che possono avere un eventuale valore economico anche per 5 anni o per 10 anni, fa sì che si porti a massimizzare la raccolta dati. Allora, venendo alla tua domanda, in realtà dovremmo cominciare a porre la questione a monte dicendo: ma perché raccogli questi dati? E non regolare soltanto a valle, ma cosa ci fai con questi dati? Comunque generano quanti più dati possibili. Poi scatta la privacy, tutte le cose che clicchiamo senza leggere, perché è quello che facciamo tutti quanti, perché chi può leggere? Legalmente è accettato un contratto, ma lì è già troppo tardi, i dati sono stati già generati. Quindi secondo me un aspetto importante è di cominciare anche a porsi la domanda e a criticare la raccolta dei dati all'inizio, in maniera tale che se un dato non viene raccolto, poi a valle non ci sono tutta una serie di problemi potenziali che ci sono con quel dato. C'è questa raccolta perché avviene qualcosa che si sta cercando di... Allora, avviene questa raccolta perché i dati sono potenzialmente valore economico, quindi produco quanti più dati possibili, in alcuni casi so già cosa farne subito, li traduco in denaro, oppure, magari in questo momento no, ma mi torneranno forse utili, a qualcuno forse faranno gola tra 5, tra 10 mesi o anni. Questa è la spinta alla raccolta dei dati generalizzata, che non riguarda solo lo smartphone, riguarda in generale la nostra vita e il nostro ambiente, perché quando si parla di smart city, cosa vuol dire smart city? La città cosiddetta smart, vuol dire che mettiamo sensori nei cassonetti di immondizia, sopra i mezzi pubblici, telecamere intelligenti per la città, per fare cosa? Per generare dati. Questa è la città. Ma in generale potremmo dire che il mondo sta vivendo in questi ultimi 30-40 anni un processo di computerizzazione del mondo. Cioè, così come lo smartphone, che è un computer, quando vedete l'aggettivo smart associato a un oggetto, gli occhiali smart, la sedia smart, la lavatrice smart, il frigorifero smart, vuol dire che lo sto computerizzando per generare dati. Questo in generale. Cioè, uno si può chiedere, ma perché volete fare la lavatrice smart, il microonde smart, il frigorifero smart? La spiegazione ufficiale è perché così è più utile per te, che così automaticamente ti portano il latte a casa quando finisce. Questa è la spiegazione ufficiale, che non è infondata. In genere c'è un'utilità concreta che ci induce poi a dire, ah che bello, lo voglio. Però la motivazione sottostante è che così qualcuno, o più di uno, visto che i dati vengono poi condivisi, sa quanto latte compro, con quale cadenza lo compro, quante volte apro il frigo, magari ci metto una telecamera, vedo a quale ripiano guardo il frigo, eccetera, eccetera, eccetera. La televisione smart, la cosiddetta smart television, l'abbiamo scoperto poi nel corso degli anni, che ha un microfono, il microfono è sempre acceso.
Quindi ho questo oggetto che una volta era passivo nel salotto di casa mia, è diventato un oggetto attivo nel cuore della mia casa, che sente quello che dico e che se ha un sensore di mobilità che hanno aggiunto per giocare a un videogioco, sa chi si muove davanti al televisore, sa chi si siede, eccetera, eccetera. Ma tanto prima la funzionalità che ci fa comprare il telefono o la raccolta dei dati? Questo gli storici della tecnologia getteranno luce e ci spiegheranno. È probabile una specie di coevoluzione. Cioè, da una parte devono convincerci a comprare le cose, per cui ci deve essere un'utilità che induce le persone a comprare la smart TV, lo smart fridge, lo smartphone e così via. Contemporaneamente la consapevolezza che questi dati sono un valore economico, quindi la volontà di generare quanti più dati possibili, è nata, come dire, contemporaneamente. Mi spaventa parecchio come questi dati possono finire nel mare di figure molto inquietanti, insomma, non che quelli apparentemente banali, pacifici, debbano lasciarci tranquilli. In realtà dobbiamo porci le stesse domande indipendentemente dal sistema politico. Ovviamente chi vive in una dittatura si porrà delle domande più radicali, però dovremmo essere critici senza cullarci nell'idea che siamo una democrazia e quindi tutto andrà bene. Non è così da diversi punti di vista. Primo, se un dato viene raccolto e immagazzinato, anche nella migliore delle democrazie, delle liberali, con tutte le tutele possibili, quei dati, per il fatto stesso che fisicamente esistono, possono essere trafugati. Quindi qualcuno, interno o esterno, può accedere illegalmente. Se il dato non esiste, questo pericolo non c'è. Ma se c'è, può capitare, anche nel migliore dei mondi. Seconda cosa, la storia, specialmente quella del Novecento, ci insegna che uno inizia in un regime democratico a fare cose appunto per motivi assolutamente legittimi, normali, ma la storia ci riserva sorprese. Il famoso caso storico dei Paesi Bassi, che per motivi interni loro raccoglievano nell'anagrafe la confessione religiosa dei propri cittadini, e quindi avevano un'anagrafe molto precisa dei cattolici, dei protestanti, degli ebrei e così via. Questa anagrafe non è stata distrutta in tempo prima dell'invasione dei Paesi Bassi da parte della Germania nazista, ha fatto sì che questa anagrafe è stata presa, pulita, ordinata, aggiornata e utilizzata dagli occupanti nazisti per identificare e deportare gli ebrei. Allora, chi ha fatto questa raccolta dati originaria in Paesi Bassi ha detto: noi siamo un paese democratico, qual è il problema? Dobbiamo essere più scettici, dobbiamo arrivare al punto di dire: questo dato lo vogliamo raccogliere, quali sono i benefici, quali sono i potenziali rischi, e non avere il minimo timore di dire: ma tutto sommato forse è meglio di no, forse è meglio anche cancellarli, raccoglierli, usarli per quello che serve e cancellarli. Una cosa è raccogliere, un'altra è conservare, un'altra è conservare per 24 ore, per un mese, per un anno, per 10 anni, per sempre. Pensiamo alle telecamere che sono in città. Uno mi può dire: ci sono tante telecamere, lì potremmo già fare tutta una serie di riflessioni. Però una cosa è dire: registro, lo tengo per 24 ore. Tutta un'altra cosa è dire: lo tengo per un mese o lo tengo indefinitamente. Quindi sono tutta una serie di passaggi, raccogliere i dati, registrare i dati, per quanto tempo li tengo, che vanno affrontati criticamente. Ecco, ma c'è questa riflessione critica nella politica? Cos'è la politica? Io e tantissimi altri siamo da molto tempo che stiamo cercando di dire che la tecnologia è politica, nel senso che deve essere oggetto della riflessione politica democratica, perché la tecnologia è uno dei grandi determinanti del futuro dell'umanità, come la demografia, come i rapporti economico-sociali, come tanti altri fattori geopolitici, eccetera. Quindi una democrazia che si, o una, diciamo una politica, visto che usiamo questa parola, che non si occupa di tecnologia, non si sta occupando di uno dei grandi fattori che danno forma al presente e al futuro. Quindi dovrebbe non considerarla come un dato di natura o come qualcosa che fanno le imprese e di cui non c'è un riflesso politico. Il riflesso politico c'è, e come? La legislazione è tentata rispetto a... Allora, o non c'è... Non vuole esserci, no? Però sono due livelli che terrei distinti. Una cosa è la riflessione politica, ma non nel senso partitico chiaramente, la riflessione democratica politica sulla tecnologia, in quanto tecnologia, essendo un prodotto umano, come tutte le attività umane, deve essere oggetto, specialmente in democrazia, di una riflessione collettiva. E non dire semplicemente capita,
che è soprattutto quello che è successo in questi ultimi 50 anni. Dopodiché l'aspetto normativo arriva dopo, cioè prima la riflessione in cui ci chiediamo ma perché, ma per cosa serve, con quali fini, con quali conseguenze e così via, che prepara la base intellettuale e civile per, in alcuni casi, intervenire per dire forse questo va regolato ex ante, che non capita quasi mai, e, o qualche volta capita regolarlo ex post cosa vuol dire? Lo smartphone, che è un oggetto recente perché ha più o meno 12 anni come fenomeno sociale effettivo, adesso si comincia a dire ma forse dovremmo mettere una norma per cui i bambini sotto i 13 anni non dovrebbero usarlo, ma forse a scuola non va usato e così via. Ex post, prima l'abbiamo dato in mano a tutti, l'hanno usato in maniera completamente indiscriminata e diversi anni dopo cominciamo a chiederci esattamente come è successo con le sigarette, con l'amianto, con lo zucchero nel cibo, con tantissime altre cose che della tecnologia precedenti. Quindi quello che a me interessa anche per il lavoro che faccio è stimolare una riflessione culturale e civile sulla tecnologia. La tecnologia è stata ampiamente depoliticizzata in questi ultimi 40-50 anni. La riflessione e anche la normativa deve essere in costante evoluzione, anche perché questi oggetti sono in costante evoluzione. Ma più che l'oggetto in sé, direi che il problema è più la rete che l'oggetto. Questo oggetto ha senso perché è connesso in rete, sicuramente. Però l'oggetto è quello che raccoglie e genera i dati e poi usa la rete per mandare i dati altrove. Quindi senza rete sicuramente non stiamo a parlare di questo argomento. Certo. Sì. Come anche le telecamere in città, come qualsiasi, sono questi dati vengono generati, ma dopodiché se non ci passa la rete non rimarrebbero lì. Sicuramente. Cioè questi oggetti sono dei generatori di dati che ha senso generarli perché è molto facile poi trasmetterli altrove, anche a un costo molto contenuto, che appunto è quello che per esempio rende possibile questa rete chiamata internet. Allora, la progettazione è finalizzata a un controllo eterodiretto, non un controllo dell'utente. Sì, nel senso che il personal computer riflette anche diverse fasi storiche. Il personal computer e internet nascono negli anni 70, con radici alla fine anni 60. E incorporano quindi nella loro progettazione tecnica, consapevolmente o inconsapevolmente, è un mix, incorporano la cultura di quegli anni. E nel caso americano incorporano una cultura che potremmo chiamare anarco-libertaria. Quindi internet nasce molto decentralizzata, internet come dal punto di vista tecnico, a differenza della rete telefonica, che era molto gerarchica e controllata, internet nasce senza controlli, cioè sei un nodo su internet, quindi puoi mandare e ricevere dati con qualunque altro nodo senza identificarti, che è senza precedenti. E il personal computer nasce, ci sono i grandi computer gestiti da gente con il camice bianco, finalmente ti do un computer nelle tue mani e ci fai quello che vuoi tu, senza intermediari. Questo personal computer è internet. 30 anni dopo invece la cultura è cambiata, pieno neoliberismo, molta più enfasi sulla sicurezza rispetto alla libertà. Stiamo parlando di post 11 settembre, quindi contesto politico-culturale radicalmente differente. E quindi che queste macchine nascano già all'inizio, è vero che sono dei personal computer, ma nascono con delle differenze proprio di progetto. Per esempio, no, l'app, non ti installi le app che vuoi tu, installi le app tra quelle che abbiamo selezionato noi, che sarebbe stato impensabile ed è tuttora impensabile per il personal computer. Qua invece riescono a farlo, approfittano della discontinuità e cambiano questo aspetto, come dire, architetturale di fondo. Quindi sì, c'è sicuramente nel progetto una visione differente.